un tempo per trovare le misure sbloccare, un altro per gestire la gara. La Lazio di Mister Celeman passa con autorità su un Salento troppo rimaneggiato per far paura alle biancocelesti, che, tornate da capitan Berarducci e Cianci, regolano le giallorosse pugliesi. Gara subito con la Lazio sugli scudi. All'ottavo Cianci miete già la prima occasione, scavalcando Barletta in uscita e spedendo il pallone verso la porta, dove solo il disperato salvataggio di D'Amico evita l'1-0 biancoceleste. Per vedere il vantaggio bisogna aspettare soltanto fino al 18esimo. A far cambiare il parziale ci pensa Berarducci. Il capitano vede la possibilità di colpire su punizione e, sfruttando la ben poca reattività di Barletta, spedisce il pallone sotto la traversa per il gol che mette in avanti la formazione di Celeman. Al 26esimo la Lazio scappa ulteriormente. Lombardozzi si scontra in area con Paolo. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per fischiare ed indicare il dischetto del rigore. Dagli 11 metri Ciancino lascia scampo a Barletta, trovando a preciso l'angolino e raddoppiando il punteggio. La ripresa si apre ancora con una Lazio a trazione anteriore. Al 7° Roversi si muove benissimo tra le linee e pesca centralmente il rimorchio di Berarducci. Il capitano cerca il diagonale ma trova la risposta di Barletta, la quale però può poco su Cianci. Tapi vincente e gol che salgono a 3. Per un Salento alle corde le cose si complicano ulteriormente al 15esimo. Su una punizione a favore giallorosso, Paolo commette l'ingenuità di spingere Grassi. Il direttore di gara vede tutto ed resta il rosso per la numero 6 di Mister Indino. Anche con l'uomo in più, la Lazio va sul velluto. Al 23esimo Berarducci pesca un bel taglio in aria, ma Barletta fa buona guardia sul diagonale. Al 27esimo invece lo stesso capitano a sfiorare il poker, mandando fuori dal bersaglio una rovesciata che avrebbe meritato miglior fortuna. Ci prova anche Castiello nel finale, sfruttando una chiusura mancata di Carrafa ed involandosi verso la porta, davanti alla quale però il destro trova solo l'esterno della rete. Nel finale però le biancocelesti allentano la tensione e il Salento riesce quantomeno a trovare il gol della bandiera. Castiello faccia l'amico in aria, originando il secondo rigore e la seconda espulsione della gara. Dal dischetto Mellis non può nulla sulla conclusione del capitano salentino e il risultato si fissa sul 3-1. Finisce così, con un risultato che non lascia molti commenti in una gara vinta con merito dalla Lazio. Brave le biancocelesti a prendersi 3 punti importanti che le lasciano a contatto con le posizioni migliori della classifica. Siamo entrate in campo concentrate, come ci ha detto il mister. Forse abbiamo sprecato qualche occasione in più che potevamo concretizzare, però alla fine direi che in casa non si perde e noi abbiamo dimostrato. Due vittorie in casa fanno comunque morale, abbiamo fatto il nostro, sapevamo che dovevamo vincere per rimanere agganciato al treno. Ora giocheranno le altre partite, vediamo quello che fanno e speriamo di riuscire piano piano a prendere punti alle altre e poi giocheremo tutto agli scontri diretti. Comunque, e domenica dopo domenica adesso è inutile far calcoli o pensare a dove dobbiamo andare.